Buonasera da Fabio Ferri, bentornati a T-Sport. Oggi apriamo il nostro approfondimento sportivo parlando ovviamente del derby di Serie A tra Fiorentina e Empoli, quindi parlando di calcio. Ieri un pareggio 1-1 tra Viola e Azzurri, segnato dai gol di Vargas e Tonelli. Noi ripercorriamo le tappe della partita con il commento proprio nel post-gara affidato proprio a Vincenzo Montella e al mister dell'Empoli, Sarri. Sì, no, sono d'accordo, sì, analizzando la partita come l'ho vista io, sicuramente come interpretazione è stata giocata bene, due calciatori in partita, dominata per quanto mi riguarda soprattutto nella prima ora, ma anche in termini di continuità, concedendo qualcosa all'Empoli in contropiede, ma era inevitabile, ma credo che anche oggi la squadra sia stato nettamente superiore all'avversario nel computo dei 95 minuti, ma che l'Empoli abbia fatto una buonissima prestazione, merito anche a loro, e noi nel finale, come hai detto te, ci siamo un po' innervositi, ci siamo fatti innervosire, i toni della partita sono cresciuti e noi ci siamo andati dietro giocando con poca lucidità, rischiando anche di perdere, perché un'occasione è stato, o di subire il 2-1, perché Neto è stato molto abile in quella situazione. Siamo in corsa rispetto ai nostri obiettivi, quindi dobbiamo andare in vacanza a testa alta, riposarci tutti quanti e mantenere questa intensità e questo spirito di squadra che si è visto nell'ultimo mese, che effettivamente è cambiato. Lo ritengo un punto fondamentalmente giusto, perché c'è stato un momento della partita dopo che abbiamo preso gol al 43esimo, a un minuto dalla fine. C'è stato l'inizio del secondo tempo in cui la squadra era in difficoltà, quindi un momento della partita in cui era facile perdere la partita, e dopo l'1-1 c'è stato un momento in cui era più facile vincerla e perderla, quindi poi alla fine lo ritengo un punto giusto. Se c'è da rimpiangere qualcosa, lo dobbiamo fare sulle partite precedenti. Oggi c'era una possibilità di vincerla, ma c'era la possibilità di perderla, e poi abbiamo trovato una squadra forte. Squadra forte che mi è sembrata anche in una giornata discreta. Io la Fiorentina dal punto di vista puramente tecnico la ritengo forse la miglior squadra del campionato. Poi ci sono squadre che hanno più fisicità, più qualità fisiche, squadre più forti sotto altri punti di vista, ma il palleggio della Fiorentina penso ce l'abbiano pochissime squadre. E noi l'abbiamo sofferto solamente a tratti. E questo per noi è motivo d'orgoglio, come è motivo d'orgoglio tornare a Empoli stasera e aver fatto contenti i nostri tifosi, però la nostra classifica è sempre quella, sappiamo che ci dovremo convivere e dovremo lottare per la salvezza fino alla fine. E ieri al Mandela Forum si è tenuto un altro derby che coinvolgeva tutta la provincia di Firenze, il derby tra il Bisonte Firenze e la Savino del Bene Scandicci, valevole per il campionato di Serie A1 di pallavolo femminile. Vediamo le immagini proprio del post partita, nell'immediato post partita ovviamente grande soddisfazione per il pubblico di Scandicci, della Savino del Bene, che infatti è riuscita a violare il palazzetto del Bisonte con un netto 3-0, che è arrivato grazie a dei parziali sempre a favore della Savino del Bene, che ha vinto 25-19 il primo set e 25-22 il secondo e terzo. Vediamo nelle immagini anche la soddisfazione della patron della Savino del Bene, Nocentini, che proprio fisicamente a termine della partita è andata a abbracciare le sue atlete. Adesso ripercorriamo anche questa partita sempre con le interviste ai due coach che nel post partita hanno detto la loro proprio su questo incontro. Manca ancora l'ultima giornata e quindi ore 26 si torna in campo. Oggi era uno spartiacque importante per noi, perché il calendario ci ha proposto un calendario particolarmente difficile, con tanti scontri con squadre di alta classifica, tutti in sequenza, e quindi un po' per demeriti nostri, ma molto anche per meriti degli avversari, abbiamo inanellato tante sconfitte. E quindi questa vittoria ci serviva, ci voleva e ce la siamo guadagnata con pieno merito. Guarda, qualche errore purtroppo in queste partite qui ci sta, perché al di là del fatto che era un derby, ma soprattutto perché quando giocano squadre che nell'arco di una stagione hanno perso tanto, è normale che manchi qualche sicurezza, che si acquisisce solo vincendo. Però poi alla fine, secondo me, abbiamo giocato con un bell'ordine, volevamo questa vittoria perché
ci sentiamo stretta alla posizione di classifica che abbiamo in questo momento e quindi la voglia di risalire era tanta e l'abbiamo messa tutta in campo oggi. Questa di oggi era una prova importante da un punto di vista caratteriale, tecnico-tattico. La partita del 26 sarà una partita soprattutto dove si peserà la nostra intelligenza, credo. Ma sicuramente è stata una delle sicuramente peggiori prestazioni stagionali. Io avevo predicato nel senso di essere il più possibile sereni. Di solito sono sempre riuscita, nel senso che di solito le mie squadre quando arrivavano a queste partite sono sempre state piuttosto tranquille. Invece stasera ho visto grande nervosismo e non so nemmeno perché, ecco. Ma no, non è una battuta d'arresto importante, nel senso che è una battuta d'arresto, fine, non è che è importante più o meno, credo che tanto rimane sempre l'obiettivo solito, quello della salvezza, quindi in questo momento l'importante è lasciarci due squadre dietro, sia per noi credo che per la Savino del Bene, quindi alla fine avevo detto prima di questa partita che comunque non era lo spartiacque di niente. Credo ora che l'ho persa, è uguale, nel senso non è sempre lo spartiacque di niente. Mi dispiace più che altro perché ho visto fare un passo indietro e tra l'altro questa settimana si era anche lavorato bene. Ecco, questa brutta prestazione da parte nostra mi dispiace, ecco, fine. Eravamo troppo contratti e noi diciamo, siamo una squadra insomma, che viaggia sempre abbastanza, modo difesa, insomma, che lavora, si viaggia, invece oggi era tipico proprio della tensione, quando tu vedi la gente un parte, capito? Ma non, come ti posso dire, non so perché come tu mi vedi io sono sempre stata serena, di solito l'allenatore è anche quello, io cercavo sempre di tenere tutte tranquille, però si vede che questa volta non sono stata brava. E dunque, weekend di derby per la provincia fiorentina, c'era però un derby toscano anche nella Serie A di rugby, un derby di classifica con il Prato Sesto che voleva mantenere il terzo posto nel girone 4 di Serie A e con il Firenze Rugby che invece voleva provare proprio a soffiare la terza piazza ai cugini del Prato Sesto. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Due sconfitte simili nel risultato, diverse per l'esito. Nel fine settimana infatti sono state sconfitte entrambe le formazioni toscane del girone 4 di Serie A di rugby, ovvero il Firenze Rugby 1931 e l'Unione Rugby Prato Sesto. Due risultati simili, come detto, con il Firenze Rugby che nella giornata di sabato si è inchinato all'Accademia Nazionale Ivan Francescato per 15-26, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo per 10-5, e con il Prato Sesto che invece nella giornata di domenica ha perso contro il Gran Sasso Rugby 26-14. Già dopo la sconfitta del Firenze Rugby, comunque, il Prato Sesto ha potuto sorridere e certo non solo per la storica rivalità con i cugini fiorentini, ma perché, proprio con la sconfitta rimediata da Firenze, la squadra di Otano e Wakarua ha avuto la certezza di non poter essere raggiunta al terzo posto in classifica proprio dai Gigliati, che inseguivano ad un solo punto di distanza. La classifica così è rimasta immutata per quanto riguarda la terza posizione, con il Prato Sesto che è rimasto fermo a quota 23 punti, precedendo il Firenze Rugby, quarto, a quota 22. Il cammino delle due compagini toscane della Serie A così si divide. Dopo aver coabitato nel girone 4, adesso l'Unione Rugby Prato Sesto andrà a partecipare ad uno dei due gironi della pool promozione. Due gironi da 6 squadre ciascuno, composti dalle migliori 3 squadre dei 4 gironi di Serie A. Per il Firenze Rugby, invece, ci sarà ancora da combattere in uno dei due gironi della pool retrocessione, dove i Gigliati affronteranno altre formazioni che hanno chiuso il girone di qualificazione dal quarto posto in giù, con l'obiettivo di evitare gli ultimi due posti in classifica. Pena la retrocessione in Serie B. E adesso parliamo di pallanuoto con la Rari Nantes Florentia che nel fine settimana ha strappato il primo punto stagionale. 10 non sarà il numero perfetto, ma un valore particolare per la Rari Nantes di coach Vannini. La squadra fiorentina, militante nel massimo campionato maschile di pallanuoto, ha infatti ottenuto il primo punto stagionale alla 10ª giornata, strappando un pareggio 10-10 in casa del Circolo Nautico Posillipo. Per i fiorentini la prima soddisfazione dell'anno è arrivata in rimonta, con la formazione di casa che si era portata in vantaggio 3-2 al termine della prima frazione e con il divario che si era addirittura allargato a metà incontro grazie ad un parziale di 5-2 per Posillipo nel secondo quarto. Ad inizio ripresa, così i napoletani di Mister Cufino avevano un vantaggio di 4 gol da preservare. Un'impresa che non sembrava proibitiva, ma che non è riuscita grazie ad una reazione d'orgoglio dei fiorentini, in grado di chiudere il terzo quarto con un parziale favorevole di 1-2 e l'ultimo quarto di gara con un altro parziale favorevole di 1-4. Alla fine così è 10-10 e primo punto dell'anno per Firenze, guidata nelle marcature da un Luigi Gobbi da 3 reti. La formazione fiorentina è sempre ultima in classifica, con
con la Roma Visnova, penultima, che dista però appena 5 punti. Nel prossimo turno, l'ultimo del girone d'andata, i fiorentini proveranno a dare continuità ai loro risultati, ospitando in casa la quarta forza del campionato, il Carpisa Yamamai Acqua Chiara. L'obiettivo è sempre lo stesso, cercare di rialzarsi il prima possibile per evitare di essere nelle ultime due posizioni in classifica a fine campionato. Chiudiamo sempre parlando di pallanuoto, perché da sabato sta andando in scena il Memorial Samuele Martini, un'occasione per ricordare un atleta della pallanuoto NGM e ovviamente anche per vedere tanti giovani in vasca. Ma l'idea è nata poco dopo che, diciamo, che è successo quello che è successo a Samuele, con gli organizzatori e con la società. E si è cercato un periodo che fosse un periodo per poter organizzare 3 giorni e poter dare quindi spazio a questi ragazzi, a più squadre, a dare insomma una certa importanza al torneo. Insomma. Per noi sono momenti anche difficili, perché per noi stare in piscina e vedere questi ragazzini e ricordarsi quindi quando Samuele ha cominciato anche lui a quest'età, che le prime volte, i primi momenti. È un po' dura, però serve per ricordarlo in queste situazioni, in questi momenti qui, nel mondo in cui lui praticamente ha vissuto tutta una vita, 13 anni vissuti in piscina, e per noi è giusto ricordarlo così. Nell'aprile scorso la notizia arrivò improvvisa e straziante. Samuele Martini, giocatore della Serie C maschile della NGM Firenze Waterpolo, 25 anni, si era spento nel sonno, portato via da un malore. Da sabato fino ad oggi, così, per ricordare Samuele, è andato in scena alla piscina Paganelli un memorial in suo nome. A scendere in vasca 6 squadre under 13 con la formula del girone all'italiana. Tra queste 2 formazioni del Lavagna, società genovese, una squadra maschile ed una femminile della Florenzia, una formazione del Bologna Pallanuoto e una del Firenze Pallanuoto. La manifestazione è stata organizzata dalla società Acquasport Firenze ed è stata occasione anche per una raccolta fondi in favore dell'ospedale pediatrico Maio. Certo, certo, anche questo è importante, cerchiamo sempre di sfruttare tutte le occasioni per fare un po' di beneficenza. Abbiamo abbinato questo torneo giovanile, è molto importante per i ragazzi piccoli che si affacciano alla pallanuoto poter giocare e poter confrontarsi anche con altre realtà, vedi quelle liguri che sono importanti per quanto riguarda la pallanuoto. Abbiamo abbinato anche alla memoria di un nostro atleta e anche di un nostro allenatore, perché era anche un allenatore delle giovanili, per cui ecco, ritorna veramente bene questo abbinamento di questo torneo con questi bambini. Ecco. E io vi saluto perché T-Sport è giunto alla sua conclusione. Vi ricordo l'appuntamento di stasera alle 21.20 con Viola Express per continuare a parlare di calcio, di Fiorentina e anche di Empoli. Ovviamente vi ricordo però anche l'appuntamento di domani con T-Sport, quando parleremo di Lega Pro e anche di pallamano con le interviste nel post Ambra Dossobuono, partita che potrete rivedere sui nostri schermi giovedì alle ore 16. Arrivederci.